Buongiorno Marco Cola. Di Buongiorno. che cosa si sta occupando in questo momento l'associazione? Stiamo lavorando per cercare di rimediare ai danni che stiamo tutti subendo da questa situazione davvero problematica. Ci stiamo dando da fare nel nostro piccolo per portare un contributo sia a livello di sostegno all'ospedale Morelli. E in questi ultimi giorni stiamo anche cercando di capire se ci siano delle problematiche a livello societario, delle nostre società, sia per il discorso finanziario che anche per la problematica dei nostri collaboratori che si sono trovati senza lavoro e adesso si trovano in questa situazione un po' così in ballo, che non sanno più cosa fare, se rientrare a casa, se stare a Livigno e quant'altro, e quindi stiamo cercando di capire quale sia la reale situazione e vedere se si può fare qualcosa per aiutare anche loro. Vi sono delle novità per quanto riguarda la ripresa? Vi sono delle date? Vi sono dei termini? Purtroppo noi non abbiamo ancora delle informazioni chiare, abbiamo quelle che ricevono tutti i cittadini, quindi stiamo a sentire i telegiornali, siamo in contatto anche con l'Unione Commercio e con dei professionisti che ci tengono aggiornati, soprattutto con Federalberghi, ma di fatto non abbiamo delle notizie certe. Percepiamo questo continuo, questi messaggi che ci fanno capire che la ripresa col passare del tempo viene posticipata, e quindi adesso abbiamo sentito dall'ultimo decreto già la proroga per la riapertura. Ma prevediamo che ce ne sarà un'altra, perché se effettivamente non si riesce a limitare l'infezione, la diffusione di questo virus, viene da sé che la riapertura delle attività, e soprattutto nel campo turistico, e quindi lo spostamento della gente, sarà sempre più improbabile. E quindi dovremo avere pazienza, cercare, come dicevo prima, di limitare i danni e aspettare tempi migliori per la riapertura. Il nostro auspicio è quello di riuscire a riaprire per l'estate, e questo è una cosa che anche mentalmente dobbiamo metterci bene in testa, dobbiamo avere l'obiettivo di essere pronti per l'estate e quindi prepararci per una stagione estiva. Sappiamo che sarà una stagione estiva probabilmente difficile. Però bisogna necessariamente ripartire, dobbiamo organizzarci, avere la mente pronta per ricominciare pian pianino, ma dobbiamo cercare di tornare alla normalità il prima possibile. Avete ricevuto comunque delle manifestazioni di interesse oppure nessuno chiama più? Abbiamo delle richieste. Certo, non abbiamo le richieste che siamo abituati ad avere, è evidente che il momento è particolare e chi si informa lo fa comunque con attenzione, perché comunque non ha la garanzia di poter venire, nessuno ha la certezza, una data certa sulla riapertura per l'estate. Diciamo che il mercato italiano è quello che sta chiamando maggiormente, e la sensazione che abbiamo è che effettivamente in futuro ci sarà un'attenzione in più al mercato interno, cioè la percezione è che gli italiani vogliano restare in Italia e che si cerchi di aiutare l'economia interna, forse anche per evitare trasferte troppo lunghe o per paura, ma comunque l'impressione che abbiamo è che il mercato italiano sia in questo momento più sensibile. Un consiglio che stiamo dando ai nostri operatori è quello di cercare di permettere ai clienti di prenotare con delle clausole di cancellazione un attimino più flessibili. Cosa voglio dire? I clienti in questo momento hanno paura di prenotare la vacanza perché non hanno la certezza di poter venire, e quindi prenotando con le cancellation policy tradizionali rischierebbero magari di perdere le caparre che no normalmente chiediamo. Ecco, dare la possibilità di cancellare queste prenotazioni con delle policy molto più leggere, magari con la cancellazione gratuita fino a pochi giorni prima dell'arrivo, potrebbe essere un incentivo importante per aumentare le prenotazioni e invogliare la gente a scegliere Livigno come
destinazione. Un'altra cosa molto intelligente che stanno facendo gli operatori è quella di incentivare al riutilizzo delle caparre per le prenotazioni di marzo, aprile e anche quelle della prossima estate, già diciamo confermate dai nostri ospiti che vengono cancellate. Stiamo cercando di mantenere le caparre per le prossime vacanze. Questa non è una cosa facile, però diciamo che è da proporre, molti nostri ospiti la stanno accettando e questo ci darà la possibilità di avere già una buona clientela per le prossime stagioni. Un altro problema che abbiamo è senza dubbio quello legato agli affitti delle attività, in quanto il governo non si è ancora pronunciato su questo tema e quindi di fatto non ha sospeso o non ha disciplinato questi contratti e quindi non ha previsto delle sospensioni di pagamento degli affitti per chi ha delle aziende in affitto, parlo di negozi, ristoranti, alberghi. Anche in questo caso è evidente che sia necessario da parte di tutti una collaborazione. Le nostre aziende sono chiuse e quindi i gestori di queste attività si trovano veramente in difficoltà ed è quindi importante da parte di tutti ragionare in sintonia e trovare degli accordi in modo da permettere a questi gestori dell'attività di poter sopravvivere anche a livello finanziario e non essere schiacciati dal peso degli affitti che inevitabilmente con le aziende chiuse diventano insopportabili. Siete in contatto con la Camera di Commercio? Guarda Gloria, sì, siamo in contatto, devo però dire che non abbiamo delle informazioni diciamo concrete, non abbiamo, purtroppo stiamo aspettando di avere delle indicazioni e ci aspettiamo che in qualche modo il governo se ne esca con un nuovo decreto che ci dia una mano, che dia effettivamente qualche risorsa alle aziende. Io personalmente mi sono preso la briga di contattare le banche che operano su Livigno e mi hanno rassicurato da un certo punto di vista dicendo che sostanzialmente ad oggi grosse situazioni di difficoltà non le abbiamo, ma mi hanno anche detto che se non riusciremo a riaprire le nostre attività in tempi brevi, i problemi potrebbero presentarsi, perché è vero che veniamo da un inverno che fino a quando abbiamo potuto lavorare è andato molto bene, questa è una cosa positiva, però è anche vero che le aziende come le nostre non possono permettersi di stare chiuse troppo a lungo, e altrimenti veramente poi i problemi finanziari si presentano. Quindi le banche stesse ci hanno detto che se non riusciremo a riaprire per l'estate prevederanno anche su Livigno dei problemi seri ed è quindi importante che il governo intervenga in qualche modo e che dia delle risorse importanti alle aziende per poterci sostenere e per farci ripartire il più presto possibile. Ripeto, sarà una ripartenza lenta, difficile, noi però abbiamo anche delle responsabilità e sicuramente dovremmo continuare a dare il lavoro che stiamo dando e quindi riassumere i dipendenti che abbiamo, e quindi sarà una fase veramente molto difficile e delicata ed è fondamentale l'aiuto da parte del governo. Lei ha parlato dei lavoratori che in questo momento stanno vivendo tante difficoltà, in primis la difficoltà di dover magari pagare un alloggio senza avere alcuna entrata. Da questo punto di vista, come associazione vi siete mobilitati anche per capire come andare incontro a loro? Noi stiamo cercando di sensibilizzare i nostri associati e gli operatori in generale. È evidente che siamo in un momento difficile per tutti e dobbiamo tenere ben presente che i nostri collaboratori sono la nostra risorsa più importante ed è quindi necessario dare una mano a loro in questo momento. So per certo che molti operatori si sono adoperati dando delle sistemazioni, assegnando degli appartamenti che normalmente vengono utilizzati per i nostri turisti
li hanno riassegnati ai nostri collaboratori in questa fase, avendoli liberi e quindi permettendo a questi dipendenti di potersi fermare a Livigno senza magari dover pagare affitti onerosi come tutti sappiamo sono quelli di Livigno. So anche che ci sono dei casi invece dove effettivamente ci sono dei collaboratori che sono in difficoltà perché si trovano a dover pagare degli affitti molto importanti, anche non percependo più lo stipendio, perlomeno non percependo lo stipendio pieno. Magari questi ragazzi sono in disoccupazione o percepiscono la cassa integrazione, ma sappiamo benissimo che con gli affitti che ci sono a Livigno queste risorse non bastano. Quindi è molto importante in questo momento capire la difficoltà in cui si trovano anche questi ragazzi e trovare la maniera di dare una mano. Un problema anche per chi invece ha trovato alloggio, il caso per esempio di camerieri, cuochi, eccetera, che prima utilizzavano i servizi alberghieri e che adesso si ritrovano magari a vivere in stanze dove non hanno cucina e altri servizi. In questo caso. E questo è un problema che effettivamente abbiamo, sì. Qualcuno con parecchi dipendenti si è organizzato cercando di utilizzare ancora la cucina degli alberghi per preparare dei pasti da dare a questi dipendenti che alloggiano ancora nella struttura e non hanno potuto rientrare a casa. Sono sicuramente di più i casi degli operatori che hanno messo a disposizione degli appartamenti con cucina e quindi sono riusciti a rendere indipendenti appunto i nostri collaboratori. Certo è che non tutti hanno queste possibilità mi viene da sorridere perché in questi giorni ci suona più il telefono con chiamate di collaboratori che cercano alloggi e sistemazioni anche per questo periodo che non per clienti che vogliono prenotare le vacanze in futuro. E quindi, come dicevo prima, è necessario in questo momento avere veramente un pochettino di etica e capire la situazione e magari dare una mano a questi ragazzi che per qualche mese sono bloccati in un certo senso qui a Livigno perché non possono tornare a casa perché sennò sarebbero messi in quarantena e magari qualcuno lo fa anche con un grande senso di responsabilità perché è consapevole che spostandosi potrebbe favorire la diffusione di questo virus e quindi necessariamente si trova costretto a rimanere in paese. Ecco, io sono sicuro che i nostri collaboratori, i nostri operatori possono dare una mano, abbiamo tutti gli appartamenti liberi in questo momento e veramente è una forma anche di umanità. In questo momento è gente che ha bisogno, è gente che ci dà una mano e quindi dobbiamo venirci incontro tutti quanti. Come dicevo prima, c'è un problema legato all'alloggio che questi ragazzi devono avere per fermarsi a Livigno. C'è un problema che riguarda la loro capacità di spesa perché non percependo più lo stipendio fanno fatica anche in alcuni casi. È vero che ci sono gli ammortizzatori sociali per qualcuno, ma non tutti ne hanno diritto e quindi ci sono delle realtà che veramente stanno andando in difficoltà. Il comune è uscito con la comunicazione riguardo a questi aiuti che vogliono dare a questi ragazzi o alle famiglie anche di Livigno che si trovano in difficoltà e quindi per quanto riguarda la spesa, l'amministrazione comunale fortunatamente darà un aiuto a queste famiglie e quindi cerchiamo un po' di tamponare. Un altro problema serio che c'è è proprio il fatto che noi operatori non riusciamo a garantire il posto di lavoro per la prossima stagione. Non avendo delle certezze sulla riapertura, ci troviamo in difficoltà nel garantire i posti di lavoro. E quindi questo è doloroso anche da parte nostra perché ci troviamo in una situazione che non ci è mai capitata. Siamo sempre stati abituati a programmare le stagioni future e è doloroso anche non poter garantire il posto di lavoro ai nostri collaboratori. Però, come dicevo prima, speriamo di rimetterci in pista in fretta e mentalmente dobbiamo già programmarci sulla prossima estate. Dobbiamo essere ottimisti.
E sono certo che ripartiremo alla grande. Vi è un altro problema che sta affrontando in questo momento la località, che è come gestire le quarantene, perché vi sono delle persone che sono in quarantena, ma stanno vivendo dentro appartamenti molto piccoli, per cui sono costretti a vivere con gli altri familiari o coinquilini. Come può essere risolto questo problema? Avete pensato di affrontarlo in qualche modo? Ma noi siamo stati contattati dall'amministrazione comunale, proprio perché questo problema effettivamente sta nascendo anche a Livigno. E quindi ci sono alcune famiglie che devono essere separate necessariamente e non hanno la disponibilità di avere sufficienti locali nei loro appartamenti. Posso dire che i nostri operatori si sono dimostrati molto disponibili, infatti abbiamo mandato una richiesta agli albergatori, che hanno risposto e hanno dato da subito la disponibilità alla riapertura, chiaramente rispettando tutti le normative necessarie per poter ospitare queste persone che necessitano di rimanere in quarantena, quindi di avere le loro camere singole col bagno e con una serie di criteri che devono essere rispettati per evitare possibili contagi. E quindi, dicevo, sono stati prontamente disponibili i nostri albergatori, si sono messi a disposizione per questa causa. Adesso stiamo aspettando di avere la conferma dell'effettiva necessità di questa cosa, però è uno di quei problemi che sicuramente riusciremo a risolvere con la disponibilità dei nostri operatori. Grazie Presidente Cola, buon lavoro. Grazie a te Gloria. E un saluto a chi ci segue da casa.